Stai riprendendo? Sì. Non ha fatto trin, non stai riprendendo. Sono 4 secondi. No, fammi vedere. Che cavolo, non ha fatto rumore. Vabbè, lo taglierò sto pezzettino. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Video veloce. Stasera il cameraman è Alessio. Alessio saluta. Ciao. Ecco, per farvi vedere come si... Dai, Alessio, però devi zoomare poi. Devi fare una cosa professionale. Oh, siccome ho fatto vedere nel video precedente degli acquisti che ho acquistato questo cabochon particolare, ora ho già fatto gli stampi delle biglie perché voglio fare le biglie ripiene, insomma non ripiene che non è una cosa da mangiare, le biglie di vetro riempite però con la resina, con dentro le inclusioni, allora ho già fatto quegli stampi lì. Siccome è un po' più particolare questo, quello che vi servirà è un cabochon a questo modo o comunque sia come vi pare. Se sono forati dovete tappare i fori, io l'ho tappati con un pochino di fimo perché altrimenti la resina vi entrerà nel buco e quindi verrà un troiaio. Dopodiché vi servirà o della plastilina o del fimo e bicchierini di plastica, questa che è la gomma siliconica che è la GLS50 della Prochima, Alessio riprendi, e questo è il suo catalizzatore. Si catalizza al 5%, cioè 100 grammi di resina, 5 grammi di catalizzatore. E che altro? Miscolare bene, usare i guanti che io in questo momento non ho. Allora, dovete prendere un bicchierino delle dimensioni adatte a contenere il cabochon che volete rifare lo stampo e fate una pallina di fimo o plastilina, meglio sarebbe la plastilina perché il fimo non è che sa che attacchi un granché. Comunque vi servirà da supporto, quindi servirà da supporto per tenere in questa posizione verticale il cabochon. Ah, se vedete il viso mio sconvolto è perché ho una bolla sulla gota e una sul labbro. Infatti non inquadriamo. Dai Alessio, ma che cavolo, non è che tanto devo andare a fare la sfilata di moda, sono anche vestita da casa. Allora, fate una pallina lavorandola, possibilmente con i guanti perché il fimo macchierà, vabbè, non importa. Allora, mettete la pallina al centro del bicchierino e la schiacciate un pochino in modo da aderire, insomma da farla aderire. Poi prendete il cameo o cabochon e lo inserite all'interno. Se vedete che non è abbastanza stabile potete anche fare una doppia pallina. Io ora ne metterò due perché questo ha poco spazio di grip, di attacco. Invece con le biglie potete fare anche una sola pallina e pigiarla all'interno. Io ne metterò due, quindi farò così e poi ne fo un'altra in modo da creare un po' più di spazio. Adesso che sta facendo? E zoom. Puoi zoomare anche da sopra, No, non mi piace di più così. Vabbè. Poi fatemi sapere quello che ne pensate di Alessio come cameraman. Allora, vediamo. Il mio consiglio è quello di... Dai Alessio, ma che cavolo. Su, fare lo stupido. Allora, vediamo di fare una cosina interessante e veloce. Ecco, allora abbandono. Perché? Una cosa interessante. È una cosa interessante questa. Ah, io sto usando la GLS50 perché mi ci trovo molto bene con questo tipo di resina, di gomma siliconica. Però potete utilizzare anche altre tipologie che ho visto su vari siti, che praticamente è trasparente, in questo modo vedete quello che fate. Però vabbè, a questo punto io non credo che mi basterà questa resina, quindi è probabile che ne rifaccio un'altra pochina. Riempite lo stampo, e infatti non mi basterà mai, con la resina, e quindi tanto per sbrodolare un po', ora rifacciamo un pochino di resina, di gomma siliconica. Insomma, voi riempite lo stampo, tutto lo stampo, tanto non avete paura che non si attaccherà il cabochon allo stampo, perché questa è appunto una gomma siliconica. Quando l'avete ricoperto tutto, lo lasciate stare, lo potete anche coprire se avete paura di picchiarci e di buttarlo in terra, quindi lo lasciate stare in una superficie piana, mi raccomando, e lo lasciate vulcanizzare e dopo 12 ore / 24 ore, ma con questo caldo va bene anche 12 ore,
potete togliere lo stampo. Quindi noi ci rivedremo, che vergogna, noi ci rivedremo al momento che lo stampo sarà vulcanizzato. Romeo, saluta. Alessio. Romeo, saluta. Romeo. Vigliacco. Riprendi anche la Gigia allora. Ma la Gigia dorme. Eccola qua. Bella picchina. Insomma, Alessio, questo è un video sulla resina, non sui gatti. È partito. Vabbè. Comunque, voi fate vulcanizzare, mi raccomando, non tocchicchiatelo. Al momento in cui è pronto, ci rivediamo, quindi domani rifaremo la continuazione di questo video e vi faccio vedere lo stampo come è venuto fuori e vi faccio vedere anche lo stampo del tondo. Il procedimento è lo stesso, quindi come avete visto questo, vedrete anche il tondo. Non del tonno, mi raccomando. No, del tonno, ma del tondo. E poi vi faccio vedere anche adesso, ma che cavolo, ma cosa capirà la gente che deve vedere questo video? Che abbiamo dei magnifici animali. Sì, questo è chiaro. Il terzo non posso far vedere. Stupido. Non posso neanche ridere più di tanto. E rido io per te. Dai che c'è Temptation Island e dobbiamo vedere Temptation Island. Allora, basta, noi ci vediamo prossimamente, cioè domani continueremo il video dopo che la resina si è vulcanizzata e vi faccio vedere come si fa per estrarre l'oggetto all'interno e dopodiché come si fa una collata di resina con inclusioni, che è importantissimo. Ripeti gli ingredienti. Gli ingredienti sono gomma siliconica GLS50 e suo catalizzatore. Aspetta per gli amici. Se vi può interessare, io l'ho acquistata da Andromeda Beats. Sito consigliatissimo, ottimo sito, 100 punti, devi far vedere qua perché il nome è questo, Alex, devi abbassarti, oh, questo, si chiama GLS50, ora hanno fatto, sì, è gomma siliconica, non è, ma non smetti di farlo stupido. Dopodiché l'ho acquistata appunto da Andromeda Beats e l'ho pagata 25 euro, se comprate da lei c'è, per ora c'è lo sconto del 10%. Mi ha spedito lunedì e oggi che è martedì è arrivato, quindi ottimo sito, consigliatissimo. E niente, poi vi farò vedere insomma altre cose che ho preso subito dopo, quindi basta, ci vediamo domani. Ciao. Stoppalo, ripigi. Allora, buonasera a tutti, seconda parte della preparazione dello stampo. Dopo 24 ore lo stampo è asciutto e vi faccio vedere come si toglie dal bicchierino. Allora, questo è lo stampo che abbiamo fatto ieri insieme, che io ho già tolto. Vi faccio vedere come si leva questo, tanto il procedimento è lo stesso. Allora, prendete il bicchierino, lo rompete praticamente, rompete, levate tutto il contenitore, dopodiché che vai in macchina o va con la bicicletta? Macchina, bravo. C'è la roba di dietro nel garage, insomma nel di dietro, capito? Nel di dietro. Sì, insomma, come si chiama? Intanto troppo sono. Vabbè, ciao Lecce. Saluta il pubblico. Ciao. Ciao amo. Ciao. Ah, praticamente questo è come si presenta lo stampo. Compatto, asciuttissimo. Vedete che qui ci si è messo la pallina di plastilina, o di pongo o di fimo, io in questo caso è fimo, con un cutter, la prendete e la togliete. Se è fimo vi si sgretolerà sicuramente, però vabbè, non c'è problemi, tanto è inutilizzabile, quindi non vi preoccupate, la togliete tutta, va bene. A questo punto, dopo che avete tolto tutto il fimo che è rimasto, andiamo di fare una cosina carina, siccome io ho un cutter abbastanza grande non è che mi ci trovi proprio benissimo, però vabbè, sto insaccherando tutta la cucina praticamente, va bene. Allora, non dovete fare altro che prendere e tagliare lo stampo per togliere il composto all'interno. Allora, vediamo di zoomare un attimo. Con il cutter dovete tagliarlo, tagliare la gomma siliconica, non importa arrivare fino alla fine, l'importante è andare abbastanza decisi da una parte e dall'altra, vedete? A questo punto lo stampo, vedete, si sta aprendo.
fate con delicatezza, mi raccomando, non fate i marrani. A questo punto estraete l'oggetto dall'interno e questo è quello che abbiamo. Vediamo se si riesce a farvelo vedere. Ecco fatto, vedete? Lo stampo è perfetto, bellissimo, venuto tutti i dettagli. Non vi consiglio di aprirlo fino in fondo perché tanto non ha alcun senso. Vedete? Vediamo se riesco a farvelo vedere per bene. Vedete, questa è una parte, ora l'altra parte non so come farvela vedere perché io sono contraria. Eccola qui, oh, vedete, a questo punto lo stampo è pronto. Voi non dovete fare altro che, quando fate una collata di resina, mettere due elasticini ai lati. Poi vi faccio vedere nel prossimo pezzettino, vi faccio vedere come si fa la collata di resina su questo e sullo stampo a forma di palla, quindi vedete quello che viene fuori e anche il risultato. Quindi noi ci vediamo prossimamente, ciao! Ciao, ciao a tutte. Allora, continuiamo la preparazione dei nostri calchi e, come vi ho fatto vedere nel pezzettino precedente, li ho già estratto la forma dall'interno e quando vi trovate lo stampo a questo modo, ci potete mettere intorno o un elastico, o io ho messo degli elastici per capelli, in modo da tenerlo stretto nel punto dove praticamente avete tagliato lo stampo, oppure, come in questo caso qui, io ci ho messo un filo per fare una collana perché non avevo più elasticini. In questo invece non ho messo niente perché i tagli sono superficiali e quindi non vanno a intaccare il corpo dello stampo. Allora, siccome devo fare anche delle altre cosine in resina, faccio una colata in modo da fare anche altre cosine, però vi faccio vedere come si realizza appunto una sfera o un calco come quello che vi ho fatto vedere all'inizio, con quel bellissimo cameo su due facce. Quindi facciamo la colata di resina. Io uso la resina E30, questa qui della Prochima, che è fantastica, e praticamente la dose è 100 grammi del componente A con 60 grammi del componente B. Siccome con 160 grammi Giulietta, con 160 grammi di resina ci se ne fa un'esagerazione, io metterò 25 grammi del componente A e 15 del componente B. Li miscelerò per un paio di minuti e poi vi faccio vedere come continuiamo inserendo, colorando la resina nella maniera che più ci piace, e poi logicamente possiamo inserire qualsiasi tipo di decorazione all'interno degli stampi, da dei fiorellini, così questi qui sono fiorellini in stoffa, oppure potete mettere delle perline, oppure dei glitter, oppure delle scaglie di madreperla come queste per esempio, che sono delle scagliettine di madreperla che io ho preso su eBay. E oppure cos'altro? Ah, metterò in una sfera anche questo qui che è muschio, e gentilmente fregato a Alessio, e non lo sa e non lo deve sapere, e perché sono le sue cose per il plastico e mi piaceva molto, e quindi voglio ricreare qualcosina tipo effetto marino, ora vediamo. E niente, ora io miscelo la resina e poi ci ritroviamo qui subito dopo. Allora, eccoci pronti, io ho preparato la resina, l'ho colorata con questo color verde che è questo smaltino della Essie, il numero, se vi interessa, 838, molto carino questo verde acido, e ci ho mischiato una puntina di pigmento oro zecchino. Questo è un pigmento apposta per colorare la resina, ma si può usare anche un ombretto. Poi, siccome lo stampo è decorato a questo modo all'interno, io con una palettina sporco con il pigmento lo stampo sul rilievo, in modo che nel momento in cui ci colerò la resina rimarrà una doppia colorazione appunto sullo stampo. Non faccio altro appunto che, così random, sporcare un po' lo stampo. Poi lo richiudo con l'elastico .
richiudiamo bene in modo che tutti i bordi siano messi senza scalini. Quindi stateci un pochino attenti. Dopodiché possiamo colare la resina all'interno dello stampo molto semplicemente. A questo punto io faccio questo movimento per far entrare la resina da tutte le parti nell'eventualità che ci siano delle bolle d'aria e lo lascio stare. Se poi vedo che il livello si abbassa perché la resina si sta sistemando autonomamente all'interno dello stampo, ne riaggiungo un capellino, ma sicuramente non servirà. E il primo stampo è fatto. Voi non dovete fare altro che lasciarlo da una parte, non toccarlo, lasciarlo stare perlomeno 24 ore, poi lo vedete nel momento in cui non appiccica più è pronto. Non toglietelo dallo stampo quando appiccica, perché altrimenti ci fate le ditate, e non tenetelo però troppo dentro lo stampo, quindi dopo 24 massimo 48 ore toglietelo, perché altrimenti diventa un tutt'uno con lo stampo. Ora questi con la gomma siliconica non tanto, ma stampi normali non vi viene più via nulla e vi si sciupa tutto. A questo punto io realizzerò anche una sfera. Queste dovrebbero essere tutte sfere, sì, quindi realizzeremo tutte sfere. Allora, metto un capellino di questa qui verde sul fondo. Una, poi dentro ci mettete quello che più vi piace. Io qui ci metterò un fiorellino, la metterò qua dentro questa qui, utilizzando qualcosina, ecco, utilizzo questo per premerla all'interno. Con calma e pazienza, mi raccomando, abbiate pazienza, non fatevi prendere dalla velocità, perché più fate le cose alla svelta e più vi verranno male, questo è sicuro. Quindi fate le cose con calma, tanto nessuno vi rincorre. E niente, e con calma riempite gli stampi con quello che più vi piace. Io metterò dei glitter, metterò delle scagliettine di madreperla, come vi ho fatto vedere prima, un po' quello che la fantasia vi dice di fare. A vostro piacimento potete anche fare delle sfere totalmente glitter senza mettere nessun oggetto all'interno, come vi torna meglio. Quindi la resina dà spazio a creare qualsiasi cosa senza la paura di sbagliare, perché tanto non succede niente, non c'è da preoccuparsi. E niente, noi ci vediamo subito dopo, quando saranno finiti gli stampi, saranno asciutti. Io vi farò vedere tutti quelli che ho fatto, anche cose che non sono proprio inerenti a queste, così vi fate un'idea. Dentro uno stampo ci metterò anche questo pezzettino, ora lo dividerò, che mi dà un effetto, può essere considerato sia una cosa di montagna sia una cosa di mare, quindi per fare qualcosina di particolare. E niente, poi vediamo quello che è venuto fuori, speriamo vengano cose decenti, e noi ci vediamo domani quando ormai gli stampi saranno completamente asciutti. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Allora, terza e ultima parte del video che riguarda lo scoprire quello che è venuto fuori dagli stampi. Allora, io ho fatto un'altra colata ieri perché mi sono resa conto di aver fatto un errore, quindi invece di fare
la maestra che non vi dice gli errori, ve li faccio vedere pure a voi, perché anche gli errori vanno fatti vedere. Allora, queste sono le prime, quelle che si è fatto insieme. Ah, e vi faccio vedere anche quell'altro che era proprio lo stampo, che è questo qui, ecco. Rieccomi, scusatemi. Allora, praticamente, ora zoomiamo il più possibile, vediamo. Eccoci. Allora, questo è quello che abbiamo fatto insieme. Io non lo luciderò, lo lascerò così, perché mi piace molto. Vedete, ci sono delle spennellature color rame, che sono quelle che abbiamo dato all'interno dello stampo. Eccole qui. Vedete, gli dà un po' di luminosità. Poi io nello stampo avevo messo anche un chiodino, in modo da non dover fare altro. Ne ho fatto un altro poi ieri e non ho messo nessun chiodino, perché poi questo lo voglio incastonare con il wire, quindi non ci farò niente, non ci ho messo niente appunto. Questo l'ho fatto su toni del blu, devo dire che è molto bello, e secondo me è molto bello anche con questa finitura satinata e non lucida, molto molto bello. Questo secondo me è venuto bene. Fatemi sapere anche voi quello che ne pensate. Poi ho fatto le famose palle. Allora, questa diciamo che è una semisfera, perché da buon genio quale sono, quando ho fatto lo stampo praticamente avevo lasciato il buco sia sopra che sotto, un genio. E quindi quando ho rifatto nuovamente la gomma siliconica, perché dovevo fare un altro stampo, ho appoggiato lo stampo che avevo fatto sopra a quello nuovo che avevo aggiunto, e quindi mi si è leggermente chiusa la sfera, però non mi dispiace, non è brutta come forma particolare. Il problema è che io, per fare una cosa fashion, oltre alla pazienza, e ci avevo infilato tutti i cosini e non si vede un cavolo, avevo fatto una piccolissima colata sul fondo di resina verde, perché volevo fare tipo effetto fondale marino. Il problema è che poi non ho considerato, da buon genio quale sono, che nel momento in cui ci versi altra resina sopra, la resina si mescola tutta e quindi è venuto questo troiaio. Allora io, per rimediare a questo e anche per lucidare la resina, perché ho provato a lucidarla con la non design, la vernice vetrificante, ma non lucida, cioè non rimane lucida come dico io, ho intenzione di colarlo nella resina. Ora io farò una colatina di resina, non so neanche di che colore, probabilmente lo farò perlato, ora vediamo, sul blu magari, sì, sul blu, perché sul blu mi piace, poi c'è questa aurora boreale, e ce la colo all'interno, ce la colo in modo da vedere cosa viene fuori. Questa infatti è quella venuta peggio secondo me. Questa già è più carina, è un po' più autunnale, ho da lucidare anche questa. Questa la luciderò immergendola nella resina trasparente, e si luciderà, vedete all'interno c'è un piccolo charm, e poi ci sono dei pezzettini di muschio, però opachi non rendano. Questa è quella che mi piace di più, che è anche la più piccolina. È sempre lo stesso fondo verde menta con un po' di brillantini, e vediamo, qui si vede appunto quello che ho messo all'interno. Questo fa tipo effetto fondale marino, questo mi piace molto, lo luciderò. Allora, ieri, in preda alla disperazione per aver visto questi che non erano proprio il massimo, e anche Alessio ha storto la bocca, ha detto ma questo colore non sa di niente, li ho rifatti, e quindi li spacchettiamo insieme. Eccoli qui. Allora, 1, 2 e 3. Allora, questo è il primo, vedete, è molto semplice togliere dallo stampo, cioè veramente semplicissimo, e questo mi piace. Allora, sotto ci ho messo delle scaglie di madreperla blu, poi ho fatto tutta una colata leggermente opaca di ci ho messo un cincinino di color blu, e il foil, quello che non so come si chiama, la pellicola iridescente. Poi ho inserito una farfallina, un charm a farfallina, e sotto un charm che è un, non so se si vede qualcosa, questo qui è tipo il bottino, come si chiama, il sacco del bottino, non del bottino del sudicio, il bottino di sordi, insomma, vabbè, ci siamo capiti. E qui poi ci farò un buco con il Dremel o con il trapanino, o anche con il trapanino a mano, tanto si fuora facilmente.
poi la luciderò e vedrò, insomma, sicuramente l'iridescenza del foil all'interno si vedrà molto di più. Comunque il risultato, diciamo che non mi dispiace per essere la mia seconda prova, mi piace abbastanza. È la palina più piccina, che è quella che mi piace di più perché la dimensione secondo me è più bellina, e questa mi piace molto. Ho inserito anche qui delle scaglie di madreperla, quindi questo si può mettere o in questa posizione oppure anche girato all'incontrario come pendente, e vedete all'interno ci ho messo una stellina, e a me piace molto. Questo è il sopra, poi ci farò un forellino e vediamo. Quindi diciamo che al momento questa è la mia produzione totale delle sfere e dei cabochon, come vi ho fatto vedere come rifare lo stampo. Fatemi sapere se è tutto chiaro. Nel prossimo video, quello che seguirà, vi faccio vedere tutta la mia produzione della resina con uno scopriamo le creazioni in resina. Vediamo se vi può piacere questa tipologia di video, e nel caso fatemelo sapere. Niente, mi raccomando, se qualcosa non è chiaro, perché è molto probabile, fatemelo sapere, lasciatemi un messaggino, un commentino sotto. Se vi è piaciuto il video, condividete e mettete mi piace, logicamente. Se non siete iscritti, iscrivetevi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!